i podcast di LCN Sport. Buongiorno, 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 è mercoledì 22 marzo 2023, diario 1912, la calcio lecco day by day. Siamo vicini al giro di boa della settimana feriale, giorno di metà settimana appunto, giorno di lavoro, così come è stato quello di ieri per la calcio lecco, in vista della sfida interna di domenica 26 marzo con la Triestina. Ricordo l'appuntamento, ore 14:30, e seguite eventualmente, se non sarete allo stadio, questa partita live con noi su LCN Stadio dalle 14:15 prima quindi del calcio d'inizio. Sarà una partita sicuramente importante per capire quali potranno essere le ambizioni bluceleste in questa fase finale della stagione. Ci sono a disposizione comunque la non banale cifra di 15 punti. Il Lecco parte da meno 7 rispetto alla Feral Pisao, che è prima in classifica, si è fatto questo tesoretto nel Bresciano di più 4 rispetto alla Pro Sesto, che ha avuto più o meno lo stesso rendimento bluceleste nel corso delle ultime 3 partite, ovvero 3 pareggi consecutivi con Trento, Padova e Renate. Gli ultimi due a reti bianche, l'Ecco ne ha fatti 3 a reti bianche consecutive, quindi diciamo che abbiamo dei punti in comune. Ma al di là di questo, dicevamo che sicuramente l'Ecco ha comunque 15 punti potenzialmente a disposizione per continuare a mantenere una posizione di rilievo in classifica e magari anche a migliorarla. L'interrogativo che comunque pervade la piazza bluceleste oggi come oggi è: sì, ma come finirà questo campionato? Ci sono due precedenti, ovvero stagione 2021 con D'Agostino, partenza lanciata, crisi, ritorno alla grande corsa, il derby di ritorno 4-0, la vittoria con Renate, e poi si è inceppato tutto il sistema, crollo mentale della squadra, completamente spenta dall'oggi al domani, e finale tragico con l'1-4 interno col Grosseto. Stagione scorsa 1-22, partenza lanciata, crisi, cambio in panchina, arriva De Paola, problemi all'inizio, 2 vittorie a Genova, via Iocolano, esplode Ganz, grande serie di risultati positivi, marzo crollo ancora una volta dal punto di vista mentale, più o meno dopo l'Ecco Juventus Next Gen, allora ancora under 23, con le reti di Iocolano e di Ganz e di conseguenza l'Ecco che uscì in maniera quasi tragica, 0-2 interno con la Pro Patria, una sconfitta sicuramente meno ampia dal punto di vista della distanza, del divario nelle reti fatte, però comunque altrettanto pesante se consideriamo che tra prima e seconda occasione prese in esame comunque vi era la non banale differenza del pubblico, che col Grosseto non c'era, beati loro, mentre con la Pro Patria aveva comunque fatto sentire la propria presenza a Rega Monticello. Ecco, oggi come oggi l'Ecco sta vivendo un marzo complesso a dir poco. Sconfitta a Trento senza gol, nonostante le tante occasioni create, 3 pareggi consecutivi. Oggi come oggi, diciamo, si sta facendo fruttare il tesoretto accumulato in precedenza, soprattutto, quasi esclusivamente, anzi, tra le mura amiche, con un rendimento assolutamente eccezionale, ovvero 36 punti in 16 gare, nessuno si avvicina a questa cifra. Fuori però ci sono sempre i problemi, con 18 punti in 17 gare, quindi assolutamente rivedibile questo tipo di cammino. Ecco che quindi val bene fare un'analisi su quelle che possono essere le ultime sfide. L'Ecco dovrà meno male affrontare squadre di diverso, non tanto lignaggio, ma che arrivano oggi da diversi momenti storici. Si parte appunto dalla Triestina che reduce da 3 gare positive, l'ultima la pareggiata in casa col Vicenza, poi vittoria 4-1 a Renate nel turno infrasettimanale, 2-0 in casa con la Pro Patria. Quindi questa settimana è stata veramente ottima per la compagine alabardata, che ha sfiorato il successo pieno
quindi 9 punti una settimana, che l'avrebbero proiettata con il Mantova al 17° posto, a meno 4 dalla salvezza diretta, che pareva chimera fino a una decina di giorni fa, non chissà quando. Investimenti multimilionari in Friuli, squadra ribaltata a gennaio, problemi più o meno accennati, poi per l'appunto questa settimana potrebbe sicuramente aver cambiato le carte in tavola da quelle parti, anche se comunque bisogna anche tener conto di chi ha trovato la Triestina. Ve l'abbiamo detto, la Pro Patria è una squadra in grande difficoltà, che adesso ha fatto 2 pareggi, ma che prima ha fatto delle sconfitte consecutive, quindi non è esattamente la Pro Patria che abbiamo visto a lungo, che prima di questo filotto negativo stava sopra il Lecco, tanto per intenderci, oggi a 9 punti in meno. Ha trovato il Renate, un Renate che nelle ultime 4 non ha mai vinto, ne ha perse 3 di fila, ha pareggiato l'ultima in casa della Pro Sesto, entrambe insomma sembrano essersi assestate. La Pro Sesto sicuramente senza Bruschi ha perso una bella fetta del proprio potenziale offensivo, e insomma o era Bruschi o era Gerbi, adesso Bruschi non c'è più, è rimasto solo Gerbi, quindi se non è Gerbi diventa un po' un problema trovare un'altra soluzione offensiva. E poi in ultimo appunto la Triestina ha trovato il Vicenza, che era reduce da 2 sconfitte consecutive, tutti i suoi problemi, il cambio in panchina, il nuovo cambio in panchina, il terzo allenatore diverso di questa stagione, partita con Baldini, proseguita con Modesto, adesso con Johansen, quindi svariati problemi, contestazione, delusione, adesso sono 10 punti dalla prima in classifica, quindi non è esattamente una squadra di salute il Vicenza, era in salute la Triestina che arrivava a questo appuntamento. Poi i valori delle rose inevitabilmente si equivalgono, e questo l'abbiamo sempre detto, però la carta a calcio non gioca mai, conta sempre quello che sei in grado di produrre sul terreno di gioco. Diciamo che oggi come oggi il Lecco va a trovare una squadra che non è demotivata, demoralizzata come quella dell'andata, però la Triestina va a trovare un Lecco che comunque non vince da un po', ovvero dal 26 di febbraio quando batté la Reggiana in inferiorità numerica, però comunque va a trovare una squadra che tra le mura amiche ha pareggiato col Pordenone e con la Feralpi-Salò, ovvero due compagini che sono state costruite per stare dove stanno. La Feralpi prima, forse oltre ogni rosea aspettativa, il Pordenone 6 punti dietro, sicuramente meno bene rispetto a quelle che erano le premesse e parte del percorso iniziale, però comunque nelle posizioni di immediato rincalzo il Pordenone può ancora ambire alla rimonta, ad andare a prendere punti alla Feralpi-Salò, che non so se vincerà tutte e 5 le gare da qui alla fine, quindi si renderà inattaccabile. Comunque il Pordenone sta sicuramente mantenendo vive le speranze, è evidente che abbia l'obbligo di andare a vincere tutti e 5 le ultime partite di questa stagione. Il Lecco poi andrà a Renate al lunedì, posticipo 20:30, ci guarderanno tutti, e sicuramente andrà a trovare una squadra che vedremo cosa farà adesso nel prossimo turno, un turno che la vedrà opposta al Padova in casa, quindi avrà 2 gare a media consecutive. Padova che come abbiamo detto più volte nel corso di questa stagione è tra le delusioni, assolutamente, tant'è vero che comunque non è per nulla certo di aver messo in tasca la qualificazione playoff con 47 punti in questo momento, però insomma è comunque in un buon periodo di forma, vedremo cosa uscirà, ci saranno delle indicazioni sicuramente a questa gara. Sappiamo poi che tra Renate e Lecco negli ultimi anni non è chiaramente nemmeno considerabile un derby, ma non ci si può nemmeno avvicinare a questa parola, però è chiaro che gli scontri si sono portati spesso dietro un certo tipo di confronto dialettico abbastanza acceso. Poi Lecco troverà in casa la Pro Patria, come sempre vedremo come ci si arriverà, però oggi la Pro Patria non è la Pro Patria dell'andata, che correva forte nonostante le assenze, ora forse le assenze pesano, come Lecco pesa un calo fisico, oggi probabilmente nella Pro Patria pesa il fatto che comunque la carretta è stata tirata per tutto l'anno tra varie difficoltà, e ora si vive una fase di flessione un po' generalizzata, va messo in conto, non riguarda solo noi evidentemente, ma riguarda tutte le squadre che non hanno una struttura idonea a reggere 5, 6, 7 infortuni o comunque assenze per lunghi periodi. Poi Lecco se ne andrà a Padova, vedremo quali saranno le rispettive ambizioni all'Euganeo, perché tra l'altro spesso è stata terra di sorprese e generalmente favorevoli ai blu celesti. Poi gran chiusura il 22 aprile con la Pro Vercelli, e anche in questo caso Lecco potrebbe trovarsi di fronte a una squadra ancora alla ricerca di punti
punti salvezza, perché comunque la Pro Vercelli, dai e dai e dai e dai e dai, con un girone di ritorno assolutamente deficitario, si sta creando delle notevoli noie che la portano molto più vicino alla zona play-out rispetto a quella che potrebbe essere la zona play-off. Insomma, l'Ecco ha la possibilità di fare punti, perché troverà squadre che hanno palesato delle difficoltà tutte nel corso di questa stagione, anche abbastanza marcati, perché veramente tutte hanno avuto periodi neri nel corso di questa annata. Starà ai blu celesti ritrovare rapidamente la miglior condizione fisica, che è una condizione sine qua non, quindi una condizione imprescindibile per riuscire a ottenere risultati pienamente soddisfacenti, non quelli mezzi e mezzi come quello che è uscito dalla Leonardo Garilli, dove l'Ecco sicuramente rispetto alle gare con Feralpisalò e Pordenone ha fatto qualcosa di meno, non qualcosina ma qualcosa di meno, sicuramente l'ha fatto dal punto di vista della produzione offensiva. Ritrovare la condizione e le caratteristiche migliori di questa rosa potrebbero rendere assolutamente attaccabile la seconda, o nel caso di un Pordenone e di una Prosesto comunque ancora solide, la terza posizione. Occhio comunque alla necessità, al bisogno di difendere il quarto posto da Vicenza e da una Virtus Verona che nessuno guarda, ma che è la più lanciata, la più in forma di tutte, come insomma la classifica recita. Rimarremo chiaramente sempre con voi sul pezzo, day by day, come recita il nostro claim. Forza l'Ecco sempre, buona giornata a tutti.